Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Buongiorno. Sabato 10 giugno e ci troviamo a Castelmezzano, Sì. bellissimo luogo nel cuore delle Dolomiti Lucane. Come vedete alle mie spalle, così, ci sono sti grandi rocce e queste abitazioni abbarbicate sotto le rocce. Lorenzo, tutto bene? Sì. Bene, dai, fino ad ora bene. Lorenzo ride sotto i baffi perché per qualcun altro la giornata non è stata proprio il massimo, ma preferisco raccontarvelo stasera, a chiusura della giornata. Tanto continuate a seguirci. Ciao! Ciao. Camminatori, pellegrini e viandanti, abbiamo appena cenato sabato 10 giugno e Lorenzo si sta guardando un po' di partita. Siamo alla fine di una tappa che è stata corta come chilometraggio, ma impegnativa per tante cose che sono successe, che adesso Dario ci racconterà. È stata impegnativa perché voi dovete sapere che in Basilicata sta piovendo ogni giorno. Ci troviamo a Pietrapertosa, 1000 metri di altitudine, dove siamo stati ospitati. Hanno acceso addirittura i termosifoni stasera e sta piovendo, quindi c'è tantissima acqua. Bene, stamattina partendo dal vano Lucano, io mi sono impiantato nel fango e a un certo punto era venuto giù del fango sulla strada per cercare di passare, mi sono impiantato fin sotto le ginocchia e sono rimaste sotto le scarpe, quindi per recuperare le scarpe, non vi dico, siamo stati lì un'ora a scavare sul fango. Come se non bastasse, poi lungo la strada abbiamo trovato un Un pezzo di cavo corda, un cavo, tirato, lasciato lì. e sono inciampato, ma niente di grave. E non da ultimo, così, dopo che abbiamo attraversato il Basento sul ponte della Vecchia, bellissimo ponte che vedrete, ho
perso la telecamera giù per un dirupo e quindi non riesco a documentare almeno la prima Prima parte parte della del nostro giornata. cammino, che era su un bosco meraviglioso con un'intervista ad una novantenne che stava così pascolando le Quella capre. era proprio una perla, quella lì, Quella era bellissima. una perla. E comunque siamo arrivati a Castelmezzano e lì è venuto fuori un po' di sole, posto splendido. Lorenzo voleva fare il volo dell'angelo, ma ho Non ci pensato penso bene proprio, che guarda. magari. Naturalmente da Castelmezzano poi siamo saliti a Pietrapertosa dove abbiamo preso la pioggia e Lorenzo ha perso mezzo bastoncino, ma lui l'ha Ma l'ho ritrovato ritrovato. adesso. Compenso la cena di stasera ci ha tirato su e il cammino continua, telecamere non telecamere, fango non fango, il cammino continua. Seguiteci per quello che riusciamo a documentarvi. E buona domenica. Eh Buona certo, domenica. buona domenica a tutti. Ciao, Ciao. buonanotte.